Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Gestalt Steam and Cinder, un gioco uscito il 16 di luglio di quest'anno, costa 20 euro ed è un gioco che possiamo definire un metroidvania, un platform, un gioco di ruolo, d'azione, su cui è, c'è diciamo parecchia enfasi sulla storia. A essere onesti, il gioco non è in italiano, spero verrà tradotto, però non credo siano milioni di righe di traduzione, perché la storia sembra essere interessante. Ora, non vedremo nulla della storia, cercherò di saltare dal più possibile. Si parla di un mondo con automi, è un mondo che mi ricorda comunque, c'è uno stile di gioco, di grafica che mi ricorda altri titoli. Qua abbiamo il nostro portale che ci permette di salvare e ripristinare anche la vita e l'energia. Abbiamo modo di vedere la nostra, il nostro personaggio, Aletheia, con varie cose, come ad esempio la mappa che abbiamo sbloccato con tutti i collegamenti della mappa, e i teletrasporti, le porte, le bounty board, i negozi, il giornale, il di bordo, insomma il diario, dove dobbiamo cercare i vaults e le casseforti. Abbiamo lo status appunto con gli scrap che abbiamo, i punti abilità da spendere, i minuti giocati, la percentuale di completamento, le kill, le morti e tutte le nostre caratteristiche, dalla vita, l'energia, la resistenza, il danno che facciamo, il break, la resistenza, il critico, e qua abbiamo gli item dove possiamo vedere delle, l'equipaggiamo in questo caso nel quick slot, la pozione di cura che poi si rigenera quando salviamo. E qua abbiamo un'importante caratteristica che è l'upgrade. Devo ancora capire bene come arrivare qua, ma credo bisogna fare il giro, anche se in realtà non mi dà modo di partire anche da questa parte, posso partire da qui. E qua si va a potenziare la percentuale di vita, di cura, nella cura abbiamo un colpo addizionale nel tuo attacco flurry che posso, vedete, andare a prendere. Abbiamo due punti da spendere, possiamo andare qua, abbiamo ok, vediamo se possiamo prendere altro. No, non abbiamo punti perché abbiamo preso questo, quindi tecnicamente siamo a posto così. Non dovremmo avere altri punti disponibili. Infatti gli ability sono zero. Basta. Con lo shift e col select o lo start si accede comunque più o meno allo stesso menu, per quanto il select ci porta direttamente in mappa. E si va a combattere. Si combatte con l'RB, possiamo andare a usare la pozione. Con il grilletto, sto giocando col pad, si fa la rotolata indietro principalmente. Qua abbiamo questa abilità qui che utilizziamo nel momento in cui noi carichiamo la barra viola, quella che vedete in alto a sinistra dopo il livello 3. È un'abilità che usiamo, noi normalmente colpiamo così. C'è la classica rotolata in avanti, lo slash, la rotolata indietro, diciamo che si rotola normalmente in avanti con il tasto appunto della rotolata, l'altro tasto è solo una sorta di parata. Intanto andiamo a combattere contro questi tizi qui, gli automi. Aia, mi hanno già fatto male. Il gioco che mi ricorda di più è Dead Cells, ecco, questo è il gioco che non mi veniva in mente prima. Qua vedete che possiamo... No, non si può rotolare sotto, no. Non si passa di là. Ah, scusate. No, non si rotola in avanti. Ma vedete che abbiamo anche modo di muoverci in questo modo. Non so dove voglio andare, ma... Search the vaults. Non ci sono le casseforti qua, però. Io rientro qui. Si torna sempre comunque qui. Possiamo andare a salvare in modo da ricaricarci la vita. Vedete che ho caricato altri punti viola. Io adesso in questo caso potrei andare a... continuo a sbagliare il tasto.
Potrei usare questo. E vedete che vado a consumare. E ho finito il colpo. No, non era quello il colpo che mi serviva per sparare. Non è la barra viola, perché quella è l'esperienza. È un'altra barra, ma mi sa che si ricarica. È il colpo che c'è in alto a sinistra, ok. Devo capire adesso qua come andare avanti, perché non riesco a capire. Questa. Recuperiamo roba, perché stiamo raccogliendo anche delle risorse. No, non si fa niente qua. No, mi sa che di qua non si va. Vediamo se abbiamo altre possibilità di andare, perché non mi ricordo onestamente dove ero arrivato, ma di qua si può andare avanti tranquillamente. Ok, qua credo che ci sia. Eh sì, bisogna andare di qua. Allora, vedete che c'è una forte enfasi sulla storia, perché comunque ci sono tanti dialoghi, ci sta spiegando che questa qui davanti a noi è una diciamo bacheca delle taglie, dove possiamo compiere delle missioni per ottenere dei riconoscimenti. Io adesso posso dire di uccidere 10 Clockwork Shields. Accetto la taglia e vado a farla. Posso prendere anche l'altra? Ah, ok. Andiamo avanti. Ho un colpo da dare. Ma qua siamo al punto a capo di nuovo. Non possiamo andare di là. Però intanto possiamo fare questa cosa qua. Ok, intanto dovrebbe sbloccarsi anche la mappa. No! Sbagliato, ho giusto sbagliato. Torniamo su. È un peccato, diciamo, che non sia tradotto, perché comunque... tanto di là non ci arriviamo. C'è un cane, però. Non ci arriviamo perché... vabbè, servirà un mega salto, non lo so. Adesso intanto possiamo andare di qua. No, diciamo, è un peccato perché non sia tradotto, perché... ok, perché è interessante la storia. All'inizio comunque c'è il video di presentazione, ci spiega bene la lore, ci sono tanti dialoghi, quindi non è diciamo subito questo. Questo dà energia, qualcosa. Ok, questo. La Tesla Lock. Praticamente ci fa vedere se c'è energia all'interno, quindi vediamo se... no. Vabbè. Questo è un casino. Se vedete ci sono le risposte. E abbiamo accettato un'altra missione, credo. E adesso lo leggo, vado molto veloce. Praticamente abbiamo sbloccato i proiettili Tesla. Praticamente fanno danno da resistenza. Ok. Prova a sparare un Tesla Sphere. Ah, ok. Ho sbloccato il Core Node sul Gem Board. Sblocca il Core Node aprendo chest. Ok, quindi praticamente come faccio? Premo RT e premo la Y. E colpisco, ok, colpisco col proiettile Tesla, perfetto. Questo cos'è? Ah, ok, mi sta spiegando come fare. Allora, RT e con la Y. Il problema è che non ho più colpi adesso, non ho più colpi Tesla, quindi... aia! Vedete che l'ho elettrizzato, quindi l'ho spostato. È molto bello come animazioni. Vedete che qua praticamente dice, hai finito i proiettili, colpisci... ottienine uno, c'è la barrettina blu che si carica, vedete in alto a sinistra, e sparo di nuovo, lo colpisco e poi lo finisco così. Ok, adesso è tutto molto molto chiaro.
Aia. Sì, qua non c'è bisogno di... Non c'è bisogno di usare proiettili ancora. Lì c'è un altro proiettile, che però non è un proiettile normale, quindi gli sparerò un Tesla. Ok, questo invece spara normale. Aia. Ok. Beviamo la pozioncina appena subiamo danno ancora. Perfetto. Danno che non sale oltre il proiettile. Vedete che non si accumulano gli altri, quindi probabilmente dobbiamo sbloccarli. Abbiamo eye drop. Vediamo un po'. Tra gli item che abbiamo, abbiamo un eye drop. Garantisce Eagle Eye per 120 secondi. Lo mettiamo qua. Non so cosa serve l'Eagle Eye, ma lo proveremo a breve. Allora, voglio capire. Ah, ok, con il tasto LB shiftiamo. Voglio vedere come funziona questo Eagle Eye. Vediamo. Ho preso l'Eagle Eye, che non so cosa serva, ma probabilmente mi mostrerà all'interno della mappa qualcosa. Comunque sono arrivato dall'altra parte di questo e posso andare a sbloccare anche questo. Ok, cosa c'è qui? Aia! Fatemi curare. Ok. Non siamo ancora stati qua, credo. Aia. No, qua ci siamo già stati e come. Qua ci siamo già stati e come. Andare di qua. Ma qua siamo ancora bloccati perché torniamo. Ah, no. Allora. Back. Hanno sollevato qualcosa di là. Ah, vuoi vedere che hanno sollevato qualcosa nella stanza di là? Aia. Perché si vedeva qualcosa, quindi probabilmente io immagino che abbiano spostato un carico qui. Al di là della stazione. Potrei salvare, ma non salviamo. Vediamo se hanno sollevato qualche carico qui, ma non credo, però... Eh sì, hanno sollevato il carico, si può andare oltre. Ok, perfetto. Aia. Ma ce n'è un altro, ci saltiamo sopra. È divertente, molto carino. Ah, eccolo qua, qua è sollevato. C'è anche quello che c'è in sottofondo, è molto carino. E secondo me diventerà godibilissimo una volta... tradotto, se mai succederà questo. Adesso abbiamo attivato qualcos'altro. Ok, qua ci arrampichiamo. È animato veramente bene, veramente tanto bene. Qua si può scendere? No. Sto andando un po' a caso perché mi sembra veramente grande il mondo. Lì dietro c'è qualcosa che però non possiamo sbloccare, ma andiamo di qua. Qua abbiamo un item consumabile, è un utile item, può essere consumato in un quick slot. Ok, sì, questo l'abbiamo già scoperto. Ok, mira, spara e abbiamo aperto la porta. Perché mai dovrei sparare adesso? Rigenerare l'energia. Ah, aspetta un po'. Ok, ah, ok, quando il proiettile è finito possiamo andare anche in quella stazioncina di ricarica e ricarichiamo quello che colpivo e non capivo cosa facesse. Ok, quindi in questo caso è ora di ricaricare l'energia bevendo l'ultima pozione rimasta. Ok, non c'è danno da caduta, ma d'altronde comunque qui oltre non riusciamo ad andare, a patto che non rimbalziamo sulle pareti. Perfetto. Di qua si può andare? Sì, fantastico.
Si entra da qui. Abbiamo trovato il cane. Cosa stai facendo qui, piccolo cucciolo? Ci sono altri tuoi amici qua fuori? Sarà meglio tenere un occhio aperto. Occhi aperti. Ora torna indietro a Irkalla. Panko. Ok, sì. Ciao. È un collezionabile. Un cane collezionabile. Va bene. Vorrei esplorare ulteriormente questo bellissimo mondo, ma... Qua siamo tornati all'inizio. Ma non so cos'altro c'è. Perché c'è un passaggio lì in alto... Mi fanno un botto di danno sti qua, non so. Continuiamo qua in alto, tanto sta zona qui non l'abbiamo esplorata più di tanto. Dovrei trovare casse forti, tra l'altro andando nel journal abbiamo preso... Ah, il Koji che abbiamo trovato, uno salvato, dobbiamo trovarne altri, ok. Ma mi pareva di averne visti altri. Ora. Voglio fare un test. No, qua ci siamo già stati, non voglio tornarci. Qua non c'è nient'altro. È una stanza chiusa. Gli sto troppo vicino perché gli do sempre tre colpi. Uno, due. E dovrei scappare indietro. Con la mossa così. Non lo faccio. Dovrei andare anche a salvare. Perché non si sa mai. Sto anche accumulando un botto di denaro. Di questi cristalli qui. Questa è chiusa. Lo spondo giù di qua. Uno, due, tre. Ah, stavolta ci ho fatta subito. Uno, due, tre. Da nascosto. Questo è uno, due. Dietro. Ah, ok. Va bene così. Ah, sì. Vabbè, questo è il tutorial totale. Qua non si può entrare. E qua è chiuso. Penso sia l'inizio questo del gioco. Non me lo ricordo più. Qua in alto c'è qualcosa. È chiuso? Sì, non si può andare. E niente, dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro e andare probabilmente anche a salvare perché siamo messi un po' maluccio. Qua non si può andare sotto. Non so adesso se abbiamo completato degli incarichi, se abbiamo accumulato altri punti di abilità. Sì, due. E posso andare a salvare. E ricaricare le mie fiaschette. Ora, si può andare a fare upgrade. Vedete che mi dà... Eh sì, non si va diretti, si può prendere il cristallino qui. Aumenta l'energia di 2, ok, perfetto, l'ho preso. E lo posso prendere anche questo, però... Ah, aggiungi un altro cilindro al tuo revolver. Ok, dobbiamo fare altri punti. Tra l'altro... quante missioni... Clockwork. Salve. No, devo continuare. Devo continuare. È bellino perché c'è del farming dentro al classico gioco da... platform roguelike e mi invoglia proprio a no, qua. Eccolo lì il Koji, mannaggia, non si può, non mi fa rimbalzare. No, devo trovare il modo di andare su. Prenderne in alto. Però c'è la scala. La scala. Ma questo non è un ponte cavalcabile. Qua sì.
qui ci siamo già andati, ma di là no. Quindi, mannaggia. Potrei andare qui a aspettare. Sì, siamo molto in alto qui. Ok. Apriamo anche questa. Qui non ci siamo mai andati, non sappiamo che cosa ci aspetta qui dentro. Esploriamo. Poi, in realtà, il gioco è ampiamente godibile anche senza l'italiano. Però, ovviamente... no, non ce la facciamo. Devo per forza sparargli. Ma è un po' scassato. Dicevo, è godibile anche così. Però... sarebbe bello anche capire qualcosa e fare... pozioncina. Questi. Ah, ok. Vedete che io adesso probabilmente sparo. Ricarico e ricarico, sì, il Tesla counter qua. No. C'è uno slot per una keycard, ok, quindi... Aia. Anche qui ci sarà uno slot per una keycard. Eh sì, è l'uscita. Adesso io sparo a questo, così inizio a levarmene uno. Devo essere più veloce. Questo. Ok. Abbiamo preso il nostro primo accessorio. Nel main menu, vai in inventario. Ok, leather bracer. Ok, per la posizione delle braccia, quindi praticamente noi adesso andiamo negli items, no, sì, perché scegliamo leather arm e l'equipaggio lì. Qua invece abbiamo kinetic inverter, ah ok, è passivo e ci permette di sparare proiettili elettrici, proiettili Tesla. Ok, questa è una zona nuova. Qua si torna indietro, non ci siamo già stati, di qua no. La mappa ci aiuta tanto perché sappiamo che lì c'è una zona che non abbiamo mai visto. Magari. Ok, abbiamo trovato Big Jim. Prima di parlarci apriamo il forziere. Eye drop, un altro. Ok, e parliamo con questo tizio. Che cosa stai facendo qui? Cosa sto facendo qui? Non può un tizio prendere e mangiare un istante pace? Sembra più che tu stia codardeggiando con un sandwich. Ok, va bene. Poi, vabbè. Fine, qual è il lavoro? Questo è multi-clockwork, sono un piccolo... Ok. Dobbiamo fare un'altra... Vabbè, qua non la leggo tutta, non... dobbiamo recuperare delle cose. Adesso, volendo, posso andare a vedere nel journal. Dobbiamo uccidere un po' di cose. Abbiamo preso altri punti? Sì, uno. Quindi riesco a concludere quello che volevo fare prima. Cioè andare a prendere questo e aggiungere un cilindro. Eh no, mannaggia, no. Non ne ho abbastanza. Niente. Quindi al momento mi tengo un cilindro solo. Tanto ho esplorato. Lì sopra c'è qualcosa, però. Ah, ma ci sono già stato prima. Però non credo mi porti da nessun'altra parte, perché è solo una zona... No, è più in alto ancora, la zona con un altro passaggio. C'è una zona però qua a mezz'aria, con un passaggio qui sopra, ma non so se ci posso andare. Credo di no, perché dovrebbe essere chiusa da una porta con la scheda elettronica, quindi dovremmo trovare anche la scheda elettronica. Sì, infatti era questa qua, sì. Qua posso ricaricare la vita.
senza problemi. Non so perché qui ci siano i cristalli. Va bene. Allora ragazzi, il gioco è veramente molto carino. Per 20 euro per appassionati di questo genere qui potrebbe essere una manna dal cielo. Ovviamente non so se gli sviluppatori lo tradurranno mai in italiano o se qualcuno tenterà di farlo. La cosa che vorrei scongiurare è che qualcuno si metta lì e lo faccia tradurre a una IA, perché è un gioco che ha parecchia lore, molta più di quanto si possa immaginare, e quindi verrebbe tradotto male. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Gestalt Steam and Cinder, in vendita su Steam a 19,99€, sviluppato dai Metamorphosis Game, e dovrebbe essere il loro primo gioco, credo, distribuito dai Fireshine Games, che ne hanno già fatti tanti altri, tra cui anche, credo, Shadows of Doubt. Però gli sviluppatori sono praticamente nuovi. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!